Salve ragazzi, sono Gastone. E io sono Procione. Per ritornare su Horizon Zero Dawn. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo buttato giù quest'aquila gigante. Che adesso è solo ferro. Siamo diventati Gesù. E poi adesso, che cazzo sono queste cose? L'acqua gelida, va bene. E dobbiamo arrivare in cima a questa montagna per andare a spegnere Ade. E vediamo se riusciamo ad arrivarci e vediamo che succede. Oh, che cazzo è qua? Qui c'è la Madonna. No, qui c'è il diavolo. Ade è il diavolo praticamente. Non è vero, è la Madonna. Ok. Ah. Se si chiamava Dina, bene. Oh. Cazzo c'entra Dina? Il sacrificio di Gaia ha fatto questo. Ha distrutto l'interno della montagna come un uovo. No, l'ha fatto fritto? Sì, sì. Presto ora. Ti ho preparato la strada da seguire. Ok. Tu sei già stato qui. Più o meno. Lo vedrai. Ok. Andiamo. Questo è Gaia proprio Prime. Il genere di posto in cui mi sarei aspettata di trovarti, Silence. Grazie. È solo una delle molte officine che ho costruito negli anni. Allora, okay. Ho tentato di aprire questa porta. L'ho colpita. Bruciata, fatta esplodere. Ma sappiamo entrambi che tu riuscirai a entrare. Lo dici come se dovessi scusarmi. Niente affatto. Non ho mai pensato che per entrare servisse la forza, ma solo una chiave. Una chiave in forma umana. La mancanza di immaginazione è stata mia, non tua. Addio. Adesso ciao. È meglio che vada. Sì. Quando troverai l'override principale, avrai il potere per sconfiggere Ade. Okay. Tutto dipende da te. Svanito nel nulla. Ti vuole la scansione? Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. Sì, sì, sti cazzi. Ok. Elizabeth. Che cos'è? Esamina. Sono Charles Rosson. Sto registrando 6 ore dopo l'ultima operazione di Gaia Prime. Stamattina uno dei portelloni di accesso non ha funzionato. I portelloni di Gaia Prime sono progettati con uno spiraglio inferiore ai 2 mm. Ma questo si è chiuso con uno spiraglio di 10. Abbastanza da far uscire una traccia energetica. Abbastanza da permettere allo sciame di trovarci. Abbastanza perché Gaia venisse scoperta e distrutta. Abbastanza perché il futuro per cui abbiamo lavorato duramente svanisse. A meno che il servomeccanismo non venisse riattivato. Oh, forse la porta sta. Lo so. Dall'esterno. Con adesso passo a una registrazione dell'evento. Io non esco neanche per sogno. Oh. Non ho firmato per questo. Se qualcuno non va là fuori, sarà stato solo uno sforzo inutile. Dovrebbe decidere Liz. Beh, quanto ci mette ad arrivare qui? Ha detto 5 minuti. Non penserete che... Oh no. Ok, gente. Ho riparato la falla. Gaia. Spiraglio a 1,4 mm confermato. Elizabeth, no. Troveremo un modo per riportarti qui. Non è più possibile, lo sciame è troppo vicino. Ma che cazzo c'è? Davvero, va tutto bene. Gaia è completa. Si prenderà lei cura di tutto, d'ora in poi. Ma non così. Ci sono tante cose che... Ehi, mi conoscete. Non sono brava coi finali. Ad attendere la fine, quindi... Evitiamo. Ok. Stammi bene, Elisa. E... Ci vediamo. Già. Sta morendo, stammi bene. Abbiate cura di voi. Liz. Sto bene, davvero. Voglio andare a casa. Ciao. Perfetto, quindi si è sacrificata. Per chiudere lo sportello. Vabbè, sono tipo le loro memorie. I diari di quello. Aloy. Sì.
se n'è andata. Per sempre. Era logico. Sapevi che non poteva essere viva Aloy. E i suoi risultati. A parte che sarebbe morta a prescindere. Mentre la sua gente vacillava, è stata lei ad assumersi la responsabilità. Solo lei poteva. Perché era la migliore. Non è quello che intendevo. Ma è così. Non dovresti temere di ammetterlo. Un a caso. Perché non smetti un attimo di fare il cinico e non provi a sentire qualcosa? Si è sacrificata per i suoi amici, per il futuro, per la vita sulla Terra. Davvero non ti fa pensare a nulla, alla sua generosità. Cerchi di infondere la sua scelta con qualcosa di magico. È stata una scelta razionale, non basata sui sentimenti. No, ti sbagli. Ricorda, sapeva che Gaia non doveva solo pensare. Lei le insegnò i sentimenti. L'attenzione, il sacrificio, la fiducia nella vita, per combattere la disperazione. Se non fosse per il sentimentalismo, la vita sarebbe finita. Tu e io non saremmo mai esistiti. È un'argomentazione valida. Mi spiace per la tua perdita. Disse di voler andare a casa. Forse... Cosa? Niente. È ora di andare. Forse sta là. Cerca l'override. Qui c'è un buco. Salve. Ecco. Yeee. Cazzi. Che succede? Cosa di brutto. Sì, la Madonna. Sembra una di quelle cripte infestate dai fantasmi. Un cadavere. Due cadaveri. Tanti cadaveri. Sì, sì, quanto sono bellini, guarda. Mummificati. Con le mosche addosso, che schifo. Quando ho aperto la porta. Vai, che è successo? L'aria è entrata da fuori. Perché non c'era nessuno all'interno. Ma gli Alfa erano chiusi qui. Non riesco a usare i comandi. Autorizzazione Alfa sovrascritta. Cos'è l'autorizzazione Omega? Oh no. Personale Alfa. Mi spiace allarmarvi, ma dovete ascoltarmi, ok? Sentite cosa da dire. Non è facile per me. Sapete, io... Vi prego, smettetela di tentare l'accesso, ok? Ecco, voglio dirvi che... Non tentate l'accesso a quel maledetto sistema. Quello che voglio dire è che continuo a pensare a coloro che verranno dopo di noi. Innocenti, uomini e donne, senza alcuna colpa. Dargli la conoscenza, come un dono. Ted, ne abbiamo già discusso. Apollo ha oltre 3.000 misure di emergenza. Non è un dono, è una malattia. Loro sono la cura e noi gli stiamo dando la malattia. La nostra malattia. No, non si può. E non è troppo tardi. Sì, siamo disposti al sacrificio. Non è così che deve andare. L'ho già fatto, Samina. L'ho fatto 3 minuti fa. Ah, perfetto. È andato tutto, ogni cosa. Ecco perché Apollo non ha funzionato. Non è un sacrificio, è l'annientamento della cultura, pazzo bastardo. Millenni di cultura. Mi spiace. Davvero, è così. Ma a volte, per proteggere gli innocenti, devono morire degli innocenti. Allarme d'emergenza. Fuga di atmosfera. Ah, e li ha uccisi. Che bastardo. E ha tolto l'ossigeno. Ah, che bastardo. Non ci posso andare. Adesso? Di nuovo silence. Tutti. Li ha uccisi tutti. Allora è per questo. È per questo che siamo prigionieri dell'ignoranza. Per un futuro innocente. Uomini senza colpe.
Non ha mai visto i massacri dei giorni rossi. Tutti i risultati di quella gente. La conoscenza che i predecessori potevano offrire. Evaporati. Ridotti in cenere. Dispersi nel nulla. Come gli stessi Alfa. No. Non nel nulla. Quando la porta si è aperta e le loro ceneri si sono disperse, loro sono finiti nel mondo che hanno creato. Il mondo in cui viviamo è come se fosse un monumento dedicato alla loro morte. Un monumento di oblio. Non oblio, Silence. Speranza. Sì, vabbè. C'è qualcosa. Override principale. L'override principale è così piccolo. Ora dovrai solo usarlo per uccidere Ade. Ok. Andiamo a uccidere Ade. Ma Ade non stava tipo dall'altra parte del mondo? Forse si è spostato. Beh. Ma sei qui? Per un attimo. Buongiorno. Questo ci tradisce. Il nostro viaggio insieme sicuro è giunto alla fine. Adesso ci tradisce. Credo di doverti spiegare tutto il resto della storia. Ecco. Continua. Tempo fa ho ammesso di aver avuto un ruolo nell'Eclissi. Ma non ti ho mai parlato a fondo delle mie colpe. La verità è... Cazzo c'ha sulle che c'era fin dall'inizio. Ho trovato Ade, Aloy, sepolto su quella montagna, intrappolato in un titano. E l'ho servito. Cosa? Mi ha promesso conoscenza e me l'ha data. Una conoscenza inimmaginabile. E in cambio? L'ho aiutato con l'Eclissi a costruire un culto, un esercito personale. Ah, bello. Perché me lo stai dicendo ora? Perché il tuo successo dipende anche da questo. Quando ho trovato Ade, per prima cosa ha voluto sapere della Guglia, non di Meridiana. La Guglia. E per quale motivo? La Guglia è stata creata da Gaia. Quale parte di Gaia? Minerva. È un modulo di decrittazione. Gaia ha costruito delle guglie per trasmettere i codici che hanno disattivato i robot di Faro e spento i sistemi di conversione di biomassa. Ade vuole inviare una nuova trasmissione per svegliare le macchine, così che possano divorare di nuovo il mondo. Sì. In base a quanto abbiamo appreso, è anche la mia conclusione. Così l'Eclissi, i robot che hanno resuscitato, sono solo un mezzo per un fine. Un esercito per prendere la Guglia. Sì. Così Ade potrà nuovamente sterminare la vita. A meno che tu non lo fermi. Adesso devi dirmi tutto quanto. Ade, l'Eclissi. Tutto. È una lunga storia, Aloy. Allora inizia. Tutto è cominciato da un focus. Recuperato in una rovina antica, proprio come te molti anni fa. Nel mio caso, il focus era danneggiato. Aveva un ultimo guizzo di vita. L'ho studiato per settimane, cercando di ripararlo. E alla fine... ce l'ho fatta. Una nuova dimensione della percezione si è rivelata proprio davanti ai miei occhi. È così che l'ho scoperto. Un segnale debole. Là fuori, qualcosa era alla ricerca, proprio come me. Due spiriti affini. Ho seguito il segnale fino alla fonte. Un titano distrutto, sepolto nella giungla della gemma. Ade. Credevi che fosse un titano? Una macchina da guerra? Non sapevo cosa pensare. Avevo già visto rottami simili. Al tumulo, per esempio. Ma questi erano diversi. Questi non erano morti. Non parlava quando l'ho trovato. Ma poi sono riuscito a ripararlo. Così ha iniziato a scambiare conoscenza. Voleva sapere tutto sul nostro mondo, sulle tribù e sulle macchine. Ma la Guglia era la sua preoccupazione principale.
Praticamente è lui la causa di tutto. Che cosa voleva Esatto, sapere? probabilmente l'ha svegliato lui, Una Ade. posizione precisa. La geografia circostante. Chi controllava l'area. Nel mentre, Ade mi rivelava le complessità della tecnologia antica. Mi ha chiesto di recuperare altri focus. Dopo poco ne avevo una ventina funzionanti. Abbastanza per un piccolo esercito. Almeno per i comandanti. Non mi importava. Stavo imparando davvero molto. Fisica, calcoli. Non puoi neanche immaginare. E i Kharja delle ombre? Come sono stati coinvolti? La rivolta dei Kharja è stata un'ottima coincidenza. L'occasione perfetta. L'occasione. È così che la consideravi? Sì. Nella notte metà tribù era in esilio, desiderosa di riprendersi Meridiana. La religiosità li rendeva manipolabili. Dovevo soltanto presentare Ade come l'ombra sepolta della loro mitologia. Quindi, sì, era una bella occasione. Chiesi all'alto sacerdote Bahavas di incontrare Ade. Aelis era presente. Così l'eclissi ha preso vita. Qualunque cosa per la Sacra Meridiana. Ade però non importa di Meridiana. E nemmeno di te. Viviamo in un mondo di città cadute e tribù scomparse. Cos'era qualcuna in più? Inoltre, ero impegnato a installare la rete dei focus del culto dietro indicazione di Ade. Una sfida tecnica intrigante, specialmente con le modifiche che ho incluso di mia progettazione. La capacità di poterli spiare. Sì. Forse sono stato un pazzo a servire Ade, ma mai abbastanza pazzo da fidarmi di lui. Ho installato quella che gli antichi chiamavano porta di servizio nella rete. Un accesso segreto per controllare tutte le attività e le comunicazioni. Perché poi hai abbandonato Ade? Non certo per un atto di coscienza. A dire il vero, ero preoccupato dopo aver visto l'Eclissi risvegliare un robot antico con la mia tecnologia. Ho dubitato delle intenzioni di Ade. Un po' tardi. Infatti, avevo esaurito la mia utilità. Quando ho completato la rete dei focus, Ade mi ha convocato per la mia ricompensa. Subito dopo, l'ho sentito dare l'ordine di uccidermi. Sono un fuggitivo da allora. Ah, perfetto. Ok. E io quando sono arrivata? E il nostro percorso insieme? Quando hai incontrato Olin. Minaccia di sistema rilevata. Ha attirato la mia attenzione. L'ordine di uccidere una ragazza selvaggia Nora. Perché Ade voleva questo? Ma poi ho visto che questa Nora indossava un focus e che somigliava molto a una grande scienziata del mondo antico. Aelis è stato veloce. Pensavo fossi morta. Ma poi ho rilevato il tuo focus nella montagna dei Nora. Più ti osservavo, più mi convincevo della tua straordinaria natura e della tua utilità. Grazie a te, avrei finalmente scoperto i segreti della Terra. Ho deciso che avrei fatto qualsiasi cosa perché tu ci riuscissi. Il resto, come si diceva una volta, è storia. Le cose che hai fatto per ottenere la conoscenza, Silence, sono da incoscienti. Aloy, non volevo sollecitare il tuo giudizio. Da non crederci. Io ho fatto il possibile. D'ora in poi è tutto nelle tue mani. Prendi la mia lancia. Attaccale l'override principale e potrai usarla per iniettarlo. Quindi dovrò soltanto avvicinarmi alla testa di Ade e piantargliela dentro. Esatto. Oh, nessun problema. Non penso sia così Silence. facile nella realtà. Dove andrai? A fanculo. Altrove e ovunque. Che cazzo C'è ancora significa? molto da scoprire prima che il mondo finisca. E tutto questo? Lo lascio a te, naturalmente. Come si è dimostrato, è sempre stato tuo. Io ero solo di passaggio.
Ok, alla fine era desideroso di conoscenze. Ok. Stanno arrivando. Chi? Preparativi, sono completi. Tua Ah, Babas nonna. innocente. Ecco, come avevo promesso. Che genere di macchina è questa? Cosa dobbiamo fare? Ah, crea la lancia. Figo. Sì, con il martello e le chiavi Siamo inglesi. in Dinderising. Con lo scotch, vale. Avevo una fune. Tenuto lancia di Silence. Wow! Ehi! Figa questa! Salve, esiliato. Aloy, cosa ti porta a Meridiana? Una minaccia. Elis comanda una legione di fanatici chiamata l'Eclissi. Presto lancerà un attacco da ovest. Ha con sé un esercito di macchine da guerra. E non è finita qui. Hanno con loro una specie di mente, dio, demone, macchina, chiamalo come vuoi. Si chiama Ade e non ha interesse per Meridiana. È la guglia che vuole. E se la prendesse, invierebbe un segnale, risvegliando altre macchine antiche. Allora non avremmo più scampo. Saremmo perduti. E noi dobbiamo impedirlo. Sto cercando di capire, ma la mia responsabilità resta Meridiana. L'obiettivo non è Meridiana, Avad. Devi difendere la guglia. Suggerirei l'avanguardia, maestà. Sì, inviamoli alla guglia. Erend conosce Aloy, non farà obiezioni. E ordinerò alle guardie di rafforzare il crinale a ovest. Là potranno proteggere Meridiana e l'albore, dove c'è la guglia. Aloy, permettimi di scusarmi per il mio atteggiamento. Dopo quello che è successo con Ersa, io ero confuso. Se dobbiamo combattere insieme in bilico fra vita e morte, preferisco farlo con il tuo perdono. Allora ce l'hai. Sempre che tu non mi confonda di nuovo con lei. Anche un re può imparare la lezione. Bene, allora, sono lieto di aver risolto. Beh, ci vorrà tempo per organizzare le difese. Ti prego, dimmi cosa sai dei nostri nemici. Non sono in grado di dirti tutto, ma ti dirò quello che posso. Marandolones, chi è? L'abbiamo già sentito, ma non so chi cazzo sia. Non mi ricordo. Ah, forse è il suo assistente. Boh. Quello che se n'è andato. Vedi. Massima Ah, ok. discrezione. Il panico in città causerebbe un altro nemico. E informatemi su qualsiasi nuovo arrivo. Ah, Aloy. Stiamo organizzando la difesa del crinale della guglia. Abbiamo allertato ogni angolo del dominio. I nostri alleati ci aiuteranno. Chi è venuto per Meridiana e chi per i frammenti. Ma molti sono venuti per te. Per me. Non essere modesta. Immagino che possiamo solo aspettare l'attacco. Esatto. Non è lo scenario che preferisco, ma i nostri osservatori ad avvento della sera non rilevano movimenti da ovest. Quindi, se c'è qualcosa di cui devi occuparti altrove, approfittane ora. Vabbè, qua Altrimenti, dice ho di messo a tua nuovo. disposizione l'appartamento di Olin Delverson. Vattene ora Puoi oppure finisce il venire lì gioco. se ci riesci. Che cazzo sono? Perché ci abbiamo 15 obiettivi? Vabbè, ma è, secondo me è tipo una missione tipo difendi il fosso di Helm. Bene ragazzi, l'ultima missione la faremo nel prossimo episodio. E quindi ci fermiamo qui nel letto, magari riposiamo che siamo mezzi morti. Sì, ma dopo E finisce, vedi? conto di non ritorcere, proprio scritto in caratteri cubitali, proprio dire se devi fare qualcosa farlo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.